È morto purtroppo Richard Leakey, il famoso paleontologo cacciatore di fossili del Kenya keniano. Scoprì molte cose e contribuì a dimostrare che l'umanità si è evoluta proprio nel continente nero in Africa. Se ne va a 77 anni di età ad annunciare la sua dipartita. È stato il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Era un uomo visionario, un contributo importante a quelle che sono le origini dell'uomo, dell'essere umano, la conservazione della fauna selvatica. Non verrà mai dimenticato da nessuno, così ha scritto l'uomo su Twitter. Era nato a Nairobi nel 1944, era un cacciatore di fossili, dato che i suoi genitori erano Louis e May Leakey, ovviamente doveva essere tale perché entrambi erano cacciatori anch'essi, ed erano infatti i più famosi scopritori di ominidi ancestrali. Un uomo in gamba, un uomo interessante, un uomo veramente che ha saputo farci capire come l'essere umano si sia originato effettivamente parlando in Africa, nel continente nero, e noi abbiamo origini, chiamiamole africane. Insomma, dobbiamo a lui tutto, dobbiamo a lui tanto, un uomo equilibrato, intelligente, carismatico, ma soprattutto un grandissimo personaggio che ha fatto di questa professione un lavoro in piena regola. Complimenti dunque a lui e Richard Leakey, che tu possa riposare in pace. Amen.